Ciao ragazze e ragazzi, bentornate e bentornati sul canale dello chef. Io sono Francesco. Oggi vi proponiamo una nuova uscita per il mercato italiano, un gioco del mitico Richard Garfield portato in Italia da Manca l'Amaro. Stiamo ovviamente parlando di Kings of Monster Island, un collaborativo per 1-5 giocatori dai 10 anni in su, in cui vestirete i panni di mostri giganti e vi coalizzerete per sconfiggere il super cattivissimo boss che sta cercando di costruire niente di meno di un portale interdimensionale. In ogni turno dovrete lanciare dei dadi per svolgere le vostre azioni, tra cui colpire il boss, curarvi, guadagnare energia, muovervi intorno al vulcano, attivare l'aiuto umano e incrementare la vostra fama. Il gioco controllerà automaticamente il vostro nemico che, attraverso i suoi dadi, la cui dinamica di lancio è davvero simpatica e calzante, cercherà di raggiungere il suo scopo con ogni mezzo, compreso l'aiuto di fastidiosissimi tirapiedi. Prima di procedere con il video vi ricordiamo di registrarvi al nostro canale, cliccare sul pollice in su e attivare la campanellina. Ci aiuterete così a crescere e a migliorare i nostri contenuti. E a voi non costa nulla. Vediamo ora rapidamente il setup di una partita. Per prima cosa serve un tabellone, quindi piazzate l'isola al centro del tavolo. Assemblate il vulcano e piazzatelo al centro dell'isola con le rocce allineate alle linee bianche. Scegliete un boss e prendete la sua scheda su cui trovate il valore di vita iniziale e la sua plancia boss su cui dovrete impostare quel valore. Per la prima partita è consigliato Crystal Dragon dal lato blu. Preparate ora il numero di dadi boss indicato sulla sua scheda a lato del tabellone. Riponete tutti gli altri perché non vi serviranno. Piazzate lo standee del boss in una delle 6 zone scegliendola casualmente. Preparate una riserva a portata di tutti con 12 cristalli, 3 piloni, 10 dadi dei mostri, i cubi energia e i token da 10 cubi, i token del supporto umano a faccia in giù e il sacchetto con i tirapiedi dei boss. E se state affrontando l'Avalord, aggiungete anche i suoi 8 tirapiedi speciali. Mescolate le carte evento e potenziamento in un mazzo unico, poi rivelate le prime 3 carte. Se pescate un evento in questo momento, rimettetelo nel mazzo e rimpiazzatelo con una nuova carta. Piazzate un tirapiedi per ogni zona della mappa, pescandolo casualmente. Ogni giocatore sceglie un mostro e prende il relativo standee e la plancia, impostando i valori di fama a 0 e di salute a 10. A questo punto piazzate gli standee dei mostri nei luoghi di vostra scelta che non contengano il boss. Ora prendete tante schede alleati quanti sono i giocatori al tavolo più 1 e piazzateli qui a faccia in su. In questo gioco ci sono 3 boss e ognuno ha 2 livelli di difficoltà, la versione blu più semplice o la versione rossa più difficile. Ordinandoli dal più semplice al più ostico, vi consigliamo di affrontare per primo Crystal Dragon, poi Lithosaur e infine l'Avalord. Quindi come si vince? Come si affronta il boss? No, non così. Il vostro obiettivo sarà quello di portare a 0 la salute del boss sconfiggendolo. E invece come si perde? Se il mostro inizia la propria fase mostro con questo simbolo sulla salute, sconfitti. Se i 3 piloni sono stati costruiti, sconfitti. Se vi viene chiesto di posizionare un tirapiede, me li avete terminati, sconfitti. Il turno di gioco inizia con il boss, seguite in ordine i seguenti passi. Controllate le abilità attive del boss. Prima del movimento applica questa abilità, se possibile. Poi tutti i potenziamenti attivi. Un potenziamento è attivo quando il boss ha guadagnato abbastanza punti fama. Tirate i dadi boss disponibili, ovvero quelli che non sono stati posizionati sul tabellone, inserendoli nel vulcano. Fantastico! Rotoleranno casualmente verso le 6 zone. A volte non ne avrete da lanciare perché è già tutti sul tabellone, altre volte vi capiterà invece che escano dal tabellone, rilanciate semplicemente questi dadi. Muovete il boss.
Considerando la zona in cui già si trova e le due adiacenti ad essa, il boss si muoverà verso la zona che contiene più dadi rossi. Può anche rimanere nella stessa zona in cui si trovava, certo. Se non ci sono dadi nelle tre zone, muovetelo nella prossima zona in senso orario. Se invece il numero di dadi è pari in due o più zone, scegliete quella con più tirapiedi e in caso di ulteriore parità spostatelo nella zona più lontana in senso orario. Attivate i tirapiedi presenti nella zona del boss. Vediamoli insieme. Il soldato infligge un danno ai mostri nella sua stessa zona. Il cannone infligge un danno ad ogni mostro in qualsiasi zona. Scudo invece non ha alcun effetto diretto in questa fase, mentre il costruttore costruisce un cristallo nella zona. Risolvete ogni dado rosso dal boss presente nella zona e poi rimuovetelo. Questi tornano disponibili per la prossima fase del boss. Vediamo cosa fanno questi dadi. Con questo simbolo viene costruito un cristallo nella zona. Con questo il boss guadagna un punto fama. Con questo invece rivelate e piazzate un tirapiedi casuale nella zona. Ricordate, se non ci sono più tirapiedi, sconfitti! In merito ai cristalli e ai piloni, quando dovete costruire un cristallo, piazzatelo sopra uno di questi tre spazi. Se dovesse essere occupato da un dado, rimuovetelo e rendetelo nuovamente disponibile. Quando avrete messo tre cristalli, trasformateli in un pilone da piazzare su uno spazio supporto. Anche in questo caso rimuovete l'eventuale tessera supporto presente. Alla costruzione del terzo pilone, il portale interdimensionale è aperto e il mondo viene invaso da migliaia di tirapiedi. Sconfitti! Diamo un'occhiata più da vicino alla scheda del boss. Qui trovate il numero di dadi da lanciare nel vulcano, se disponibili. E qui invece la salute di partenza del boss. La parte gialla in basso indica la capacità da attivare all'inizio della fase boss, prima del movimento. Poi abbiamo una lista di abilità che verranno attivate quando il boss avrà abbastanza punti fama, che sono cumulative. Eh sì, dovrete applicarle tutte. Notate che l'ultima capacità in cima si attiva ogni volta che il boss dovrebbe guadagnare altra fama. Bene, se siete ancora vivi, ma certo, arriva ora la fase dei mostri, la vostra. Ecco cosa farete in questo ordine. Tirate 6 dadi disponibili e se non ce ne sono abbastanza, rimuoveteli dal tabellone fino ad averne nuovamente 6. Potete ritirare i dadi che volete fino a 3 volte, tenendo di volta in volta quelli che desiderate. A questo punto dovete risolvere i dadi ottenuti. A vostra discrezione, inoltre, potrete aggiungere eventuali dadi precedentemente riservati nella vostra zona del tabellone. In questo momento, inoltre, potete anche decidere di salvare un dado per i turni successivi. Senza cambiarne il risultato, riponetelo in una di queste posizioni libere, nella vostra stessa zona. Questo simbolo vi fa guadagnare una salute, ma ricordate che non potete averne più di 10, se non per effetti di carte o alleati. Questo simbolo vi fa guadagnare cubi energia, in base a quanto indicato da questo diagramma. Ad esempio, con 3 dadi saetta si ottengono 6 cubetti energia. Per ogni zampa potrete decidere se infliggere un danno nella vostra zona, oppure muovere il vostro mostro ad una zona di distanza, o dare un bel calcio nel sedere al mostro di un altro giocatore nella vostra stessa zona e spostare lui. Anche nella nuova zona potrete usare i dadi salvati o bloccare quelli che vi sono rimasti. Con la mano invece infliggerete 2 danni nella vostra zona. I danni vengono usati per colpire il boss o i suoi tirapiedi. Non potete colpire il boss se nella zona ci sono dei tirapiedi e non potete colpire altri tirapiedi se nella zona ci sono gli scudi, che vanno quindi eliminati per primi. La salute dei minion è riportata direttamente sui token e vanno eliminati con una singola azione, quindi dovrete causare abbastanza danni con il vostro tiro di dadi. I danni al boss invece sono cumulativi e vengono scalati dalla salute riportata sulla sua plancia. Potete inoltre dividere i danni su più nemici come preferite, ovviamente rispettando l'ordine visto poco fa, e i danni non assegnati durante il vostro turno vengono persi. Con questo simbolo stellina guadagnate una fama.
Inoltre, ma è opzionale, potete eliminare un dado boss dalla vostra zona e rimetterlo a disposizione. Così facendo guadagnerete un secondo punto fama. Non appena guadagnate la prima fama, scegliete uno degli alleati disponibili e piazzatelo di fronte a voi. Questi alleati vi forniranno bonus e vantaggi in base al vostro livello di fama. Sono cumulativi e non dovrete spendere nulla per applicarli. Se per qualche motivo la vostra fama torna a zero, rimettete a posto la scheda alleato. Con 3 o 4 di questi dadi prenderete una tessera supporto e la posizionerete nello spazio relativo della vostra zona. Se quello spazio è occupato da un pilone, il supporto non può essere piazzato. Se c'è un altro supporto, sostituitelo con quello appena rivelato. La tessera supporto può essere attivata subito. Durante il vostro turno potete ricaricare le tessere supporto in qualsiasi momento. È un'azione gratuita, ma non potete attivarle e ricaricarle nello stesso turno. Se decidete di attivare un supporto, potete usare l'azione riportata come se fosse un vostro dado. Inoltre, se presente, guadagnare un cubo energia. Questa icona invece indica che potete scegliere voi quale azione sfruttare. A questo punto girate la tessera di supporto. Per ricaricare un supporto già usato, riportatelo nello stato di pronto a faccia in su. Per concludere la fase mostro, potete acquistare le carte che volete spendendo i cubi energia, scegliendole una carta per volta tra quelle visibili a faccia in su. Dopo ogni acquisto, rivelate una nuova carta. Se la carta acquistata riporta la scritta scarta, risolvetela e poi scartatela. Se riporta la scritta tieni, mettetela davanti a voi, rimarrà attiva finché sarà in vostro possesso. Infine, se rivelate un evento, eseguite quanto indicato e poi scartatelo, rivelando una nuova carta. Se il mazzo di pesca è terminato, mescolate gli scarti e formatene uno nuovo. Potete anche spendere 2 energie per scartare tutte le carte visibili, rivelandone una per volta 3 di nuove. Fate attenzione in questo caso agli eventi. Per terminare il turno, risolvete eventuali effetti fine turno, nell'ordine che preferite. Ora, passate i dadi mostro e quelli boss disponibili al prossimo giocatore, che inizierà il suo turno nella fase boss. Il gioco prosegue finché non si verificano le condizioni di vittoria o di sconfitta, che abbiamo già descritto. Eccoci arrivati in fondo anche a questo video. Ovviamente per chi di voi ha già giocato a King of Tokyo si ritroverà anche in King of Monster Island. La grafica è la stessa e personalmente l'adoro, sia per lo stile che per i colori vivaci ed attraenti. Ma anche per alcune meccaniche con i dadi ad indicare le azioni possibili, l'acquisto di migliorie con i cubi energia, le pratiche plance mostro su cui tenere traccia di salute e fama. Quello però che più ci ha convinto rispetto al predecessore, di fatto, è l'aspetto collaborativo del gioco. In King of Tokyo poteva capitare di eliminare un giocatore relegandolo al ruolo di spettatore per il resto della partita, per quanto breve potesse essere. È una dinamica che personalmente non amo molto. Qui invece la partita inizia e finisce nel bene e nel male per tutti nello stesso momento, rendendo i giocatori partecipi allo stesso modo. Ci ha convinto anche l'aspetto degli alleati con le abilità che aumentano e migliorano in base al livello della fama. Donano una variabile in più a questo gioco. Quindi, per arrivare alla conclusione di questo appuntamento, per King of Monster Island il pollice è verso l'alto. Alla prossima!